l'importanza del magnesio al tempo del coronavirus. Avete la sensazione di stanchezza, che magari dormite ma vi alzate stanchi? Confusione mentale? Senso di ansia? Irritabilità? Dolori muscolari? A volte crampi durante la notte? Sapete questo che segnale è? Che manca il magnesio nel nostro organismo. Il magnesio è una realtà fondamentale per il nostro equilibrio. Dovremmo averne, assumerne dai 350 ai 400 mg al giorno. In realtà però, quando noi siamo sotto stress, come ad esempio succede in questo periodo, si brucia più magnesio, perché lo stress mangia nel vero senso della parola il magnesio dal nostro organismo. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aiutare la produzione del magnesio attraverso l'alimentazione. Lo possiamo aiutare attraverso ad esempio la frutta secca, ne è ricchissimo tutto il mondo dei semi oleosi, le nocciole, le mandorle, i pinoli. Abbiamo ad esempio il magnesio nelle verdure a foglia verde, ad esempio come gli spinaci. Noi possiamo davvero aiutare il nostro equilibrio fisico e psicologico, perché non dimentichiamo che il magnesio serve anche al nostro sistema nervoso centrale. Quindi quando noi avvertiamo questa stanchezza mentale, questo senso di irritabilità, di inquietudine immotivata, controlliamo questo rapporto con il magnesio, perché potrebbe essere una carenza di magnesio, e quindi attraverso l'alimentazione, soprattutto pane e pasta integrali, cereali integrali sono i massimi fornitori di magnesio. Quindi è importante imparare a mangiare integrale, è importante arricchire questa nostra alimentazione con verdure a foglia verde, con semi oleosi, che possono anche essere una squisita, ad esempio, insalata di cuori di spinaci, ad esempio con i pinoli. La frutta secca a guscio è davvero il cibo del buon umore e non dovrebbe mai mancare sulla nostra tavola quotidiana. Parliamo di noci, di mandorle, di nocciole, di pistacchi, di arachidi, di anacardi. Sono benefici perché? Perché aiutano a combattere lo stress, favoriscono il buon umore, la concentrazione e quindi tengono anche su il tono dell'umore. Sono per esempio anche indicati nell'alimentazione degli sportivi perché regalano energia. La frutta secca a guscio è ricca di oli di altissima qualità che in qualche modo ci idratano da dentro e quindi ci rendono anche più belli fuori. Inoltre contengono omega 3, che sono dei potenti antiossidanti, dei cosiddetti grassi buoni. Pensate che degli studi scientifici hanno dimostrato che persone con bassi livelli di omega 3 sono anche persone che spesso soffrono di depressione o di cali dell'umore. Quindi davvero ricordiamoci ogni giorno di mangiare qualche mandorla, qualche nocciola, qualche arachidi o di pistacchi. E io vi voglio lasciare con una barretta da fare in casa, energetica, gustosa e spezza fame, veloce. Prendete un pentolino, mettete dentro del buon miele, 60 grammi, 160 grammi di zucchero, qualche goccina d'acqua e lo fate sciogliere a bassa temperatura, quindi con la fiamma bassa. Prendete 250 grammi circa di frutta secca a guscio, scegliete voi, tostata però, quindi mandorle, nocciole, pistacchi, quello che preferite, e il momento in cui lo zucchero sarà sciolto insieme al miele, unite questa frutta secca. Girate energicamente, poi prendete una carta da forno, la mettete su una teglia e versate questo composto formando delle barrette. Le lasciate raffreddare e, che dire, una tira l'altra.